sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno vi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oggi è davvero molto più importante, è il 5 aprile, senso della libertà. Siamo liberi? Purtroppo non siamo liberi. Ormai rincorriamo gli stereotipi che ci portano ad essere sempre più succubi di qualcosa e di qualcuno. La politica in generale, non la politica partitica, ma la politica globale è sempre più impegnata a pensare in grande, che non è la grandezza del popolo, è la grandezza di un impoverimento, di un depauperare tutto quello che poi è positivo nell'ambito sociale, culturale e ambientale. Oggi si sta rincorrendo la transizione energetica, più che transizione energetica direi transizione ecologica mascherata da transizione energetica. Si vuole depauperare il nostro ambiente mettendo paleoliche in maniera indiscriminata, si vuole togliere la biodiversità, si vuole togliere la vera ricchezza del nostro territorio che è l'agricoltura mettendo distese di pannelli solari. 10 milioni di ettari verranno praticamente coinvolti in questo straordinario negativo progetto di uno Stato che non ha capito che la vera ricchezza non è il denaro, la vera ricchezza è la persona, è l'umanità. Rimettiamo al centro l'uomo, come diceva Primo Levi e come diceva il nostro mentore Francesco Iovine, per poter far sì che effettivamente il mondo rida, non bianca, ma soprattutto il mondo viva di cultura, perché la cultura è l'unica arma vera che distrugge l'ignominia dei popoli, ma soprattutto raggiunge un obiettivo, quello della pace e quello della libertà. Grazie. Allora, io prima di dare la parola al sindaco,
Volevo dire, oggi ci vediamo qua, intanto per sottolineare, per celebrare, per festeggiare, diciamo una sorta di apertura della sede del Parco Letterario Francesco, Parco Letterario del Paesaggio Francesco Iovine, che sarà animata anche dall'Associazione Francesco Iovine di Marci. Quindi in primo luogo ringraziamo il Sindaco di questa attenzione. Perché abbiamo scelto questo luogo? C'era un comico che diceva perché non ce n'erano altri, però l'abbiamo scelto perché abbiamo immaginato che questo sia un luogo, per così dire, centrale alla vita sociale del nostro paese. Abbiamo immaginato, siccome dentro questo locale verrà ospitato un corso di perpetuatore, di dare la possibilità alle merendaie di poter lavorare fuori, come avviene ai Sender, che è la città un po' più di riferimento per il merletto, che il merletto appunto veniva tradizionalmente lavorato. Celebriamo questa occasione, questo importante appuntamento. Abbiamo allestito la mostra su Primo Levi. Perché su Primo Levi? In primo luogo perché è tornato drammaticamente ad attualità. Sopravvissuti e sommersi. Letti benissimo da Gioele Dux. Vi invito veramente ad ascoltarle perché sono parole di estrema attualità. Allora, la mostra che sta qua, quindi rapidamente così poi do subito la parola al Sindaco. La mostra su Primo Levi è, diciamo, scritta dallo sceneggiatore Matteo Mastrogiacomo e disegnata da Alessandro Ranghiacci. Ovviamente è un modo, appunto quello del fumetto che poi voi vedrete, molto diretto, molto semplice, però frutto di uno studio. Perché intanto il disegno è stato curato quindi attraverso la riproposizione di ambienti presi da foto del periodo, quindi non ad immaginario. E lo svolgimento della trama del fumetto, che trae spunto da un incontro di Primo Levi che mi fece presso le scuole, ovviamente ricostruisce fedelmente attraverso gli scritti, le testimonianze di Primo Levi, quello che è stata appunto la sua testimonianza. Perché è importante oggi testimoniare? E vado rapidamente alla chiusura. Perché, come diceva Primo Levi, l'importante appunto è ricordare per evitare che ciò possa riaccadere. Ed è quello che sta accadendo, purtroppo. Perché le immagini terrificanti che abbiamo visto in televisione, che parlano appunto di stragi, di morti, ma di forni crematori che onestamente pensavamo fossero, come si dice, circoscritti al secolo scorso. Allora c'è ancor più bisogno di portare avanti questa testimonianza. Liliana Segre, che è nostra concittadina, perché il comune, il sindaco, però insomma ecco il sindaco. Posso fare un applauso a questa cosa, scusate, perché al comune di Termoli non l'hanno capito e hanno rifiutato per due volte di ragionare, di discutere, di riconoscere la cittadinanza onoraria. Noi abbiamo fatto un bellissimo incontro, abbiamo anche il rappresentante del comune di Termoli. Scusatemi se Giorgio, se ti ho interrotto, con un applauso convinto e corale nei confronti del sindaco. Appunto, il comune di Puglionisi ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Ci sono due parole molto belle di Liliana Segre. La prima dice: in Primo Levi ho trovato le parole che io non riuscivo ad avere. E quindi attraverso il suo scritto, come dicevo, sono riuscito a tirare fuori quello che era dentro di me, ed è una cosa molto bella. L'altro aspetto è l'importanza, quindi ribadito da Liliana Segre, sia da Primo Levi, della testimonianza. Liliana Segre utilizza un'immagine per alcuni aspetti triste, però purtroppo, ahimè, reale. Lei dice: quando noi non ci saremo più, questo è come un mare, si chiuderà. Quando si perderà la testimonianza diretta. Ecco, il nostro impegno di oggi è anche quello di non farla perdere questa testimonianza. Abbiamo avuto la disponibilità della scuola di Puglionesi a venire appunto per portare i ragazzi a vedere la mostra. La nostra idea è quella di fare un piccolo supporto da dare cartaceo, perché i ragazzi devono imparare a rivedere anche sulle carte le cose, non solo i titoli dal computer. Il supporto cartaceo della mostra,
e della, dei pannelli sopra di contesto, dove abbiamo richiamato appunto il tema delle leggi razziali. Primo Levi fu mandato ad Auschwitz perché era ebreo, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché se io vado ai Serbi e leggo la scritta nostalgia del ventennio, e allora si tratterebbe di chiedere a questi ragazzi che hanno fatto questa scritta se hanno nostalgia per le leggi razziali, perché questo è stato anche il ventennio, oltre alle altre cose. Avremmo voluto avere Carmen Cepeda, però per motivi di lavoro non è stato possibile, perché lei ha fatto, ha preparato lo spettacolo teatrale su Giacomo Matteotti. Il sindaco sicuramente ricorderà, che quando fu conferita la cittadinanza onoraria io richiamai Giacomo Matteotti, perché è una figura che a mio parere è da riscoprire e che è anche chiave, perché ci fa capire il periodo del ventennio, le violenze. Giacomo Matteotti fu ucciso dopo aver denunciato i brogli e non solo, anche fenomeni di corruzione, ma poi questo fenomeno si è ripetuto, la Russia ce l'ha insegnato come no, sono stati, tra virgolette, fatti fuori anche gli oppositori. Quindi questa è una storia che si ripete. Per questo, come diceva Levi, dobbiamo meditare ed essere vigili su questi temi. Io vi ringrazio, ovviamente la mostra resterà aperta adesso nei prossimi giorni e poi soprattutto con l'aiuto del corso di Marletta Toppolo daremo vita. Poi un'attenzione particolare io la volevo dedicare a questa sera al Parco Letterario, perché è la nostra idea, se ci riusciamo, a fare anche una mostra su Francesco Iovine e sul Parco Letterario, perché è importante che si comprenda il significato, che cos'è un parco letterario, come può funzionare e soprattutto come può svolgere un ruolo positivo di sviluppo nel nostro territorio, perché noi dobbiamo avere un occhio alla cultura e un occhio allo sviluppo del territorio, e le cose sono perfettamente coerenti e si legano. Chiudo qua. Fare solo una precisazione. Il parco letterario del paesaggio Francesco Iovine è un parco praticamente che racchiude non solo la storia di Iovine, un percorso fantastico di Iovine, viene chiaramente è assoggettato a determinati canoni anche dal punto di vista amministrativo. Questa non è la sede del parco letterario del paesaggio Francesco Iovine, è una sede cittadina del parco letterario, perché il parco letterario ha sede ad Agnone e la Guardia Alfiera, per ovvi chiaramente motivi, anche per problemi di carattere amministrativo. Noi il 27 saremo a Roma, il 27 fra qualche giorno saremo a Roma per dar corpo al parco letterario Francesco Iovine, ma a tutti i parchi letterari d'Italia e d'Europa. Sono entrati a far parte dell'Associazione dei Parchi Letterari anche 4 parchi europei. Abbiamo avuto il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura, ma anche da parte del Ministero del Turismo. Sediamo al tavolo per il, chiamiamo, per me è un vaccino, dovrebbe essere un PNRR, insomma, potevano chiamarlo anche in maniera diversa, insomma, un sostegno alla cultura, ecco, sarebbe stato sicuramente meglio. Quindi lavoriamo per questo, perché 56 comuni non sono pochi, facente parte di questo parco letterario Francesco Iovine, ma non sono 56 comuni, sono circa 5 milioni e 600 abitanti che fanno parte dei parchi letterari italiani. Lavoriamo sulla cultura, parliamo di cultura, ma soprattutto parliamo di quello che poi è la bellezza, come decanta Lino Rufo con le sue parole. La politica non deve più parlare, parlare e poi praticamente non seminare. La politica adesso ha un obbligo, quella di prendere del seme e spanderlo per poter far crescere questo fiore, il fiore più bello del mondo, che non solo è la pace, ripeto, senza cultura non ci può essere pace. Quindi partiamo dalla cultura, perché la cultura deve essere questo volano, ma soprattutto deve essere quello che poi ci accomuna. Grazie. Grazie Maurizio, perché è stato giustissimo. Io sarò breve, non potevano mancare in questo momento qui, e prendo spunto dalle parole di chi mi ha preceduto nel dire innanzitutto che oggi, giornata della liberazione, è una giornata veramente importante, forse tra gli eventi commemorativi che si svolgono per tutto l'anno, questo è quello che io ritengo tra i più importanti in assoluto, quello che ci ha dato la libertà, quello che ci ha portato alla democrazia, il sangue, il sacrificio di uomini e donne che hanno combattuto contro un sistema orribile, che però, giustamente, come avete ricordato, ho ricordato anche io nel mio discorso
fatto poc'anzi, si ripete, la storia si ripete, si ripete non solo con la guerra in Ucraina, ma si ripete anche con le multinazionali che fanno scempio del nostro territorio e non mettono appunto al centro l'umanità, come dicevi tu. Condivido veramente totalmente, condividiamo tutta l'amministrazione, anche perché quello che dicevi tu, puntare sulla cultura è fondamentale. Come abbiamo detto, qualcuno ci ha ricordato dicendo che la cultura, solita frase, non si mangia, invece con la cultura io ritengo che come un ospedale cura il corpo, la cultura cura la mente, mediante a scenari e a risposte che altrimenti non sapremo darci, non sapremo difenderci. Quindi uniti più che mai. E abbiamo un altro compito, quello di trasmettere alle generazioni future, alle scuole, che vengono queste iniziative fatte con la nostra scuola, noi lo abbiamo iniziato a fare anche con Giulio Rivera, valore della morte di Giulio Rivera coinvolgendo le scuole, perché loro debbano sapere cosa è successo e dare gli strumenti giusti per difendersi e per far sì che tutto ciò non riaccada, perché è davvero qualcosa di disumano. Quindi sottolineo l'importanza di questa giornata. Detto questo, non capita a caso l'inaugurazione di questa sede proprio in questo giorno così importante, che però voglio dire, io voglio ricordare un dato oggettivo, permettetemi di farlo, non mi stancherò mai di ripeterlo, tante associazioni meritevoli di avere uno spazio, di cui io sono convinto che debbano avere il loro spazio, ci mancherebbe. A causa del terremoto, a prescindere dalla pandemia che è venuta subito dopo, che ci ha tenuto 2 anni chiusi, noi spesso abbiamo una memoria corta, ci abbiamo dimenticato che siamo stati mesi e mesi chiusi in casa, ma il terremoto ha fatto sì che la scuola dove c'era il magistrale, l'istituto pedagogico, il quale si conosce, venne chiusa, è ancora chiusa, non so per quanti anni sarà chiusa, e abbiamo dovuto occupare tutti gli spazi che erano in abbondanza, darli a disposizione delle scuole. Infatti tutte le aule, tutti gli spazi scolastici, scuole elementari, sono tutti occupati dalle scuole, che per fortuna è un nostro fiore all'occhiello, perché ancora quest'anno ci sono 90 iscritti in più nel nostro istituto, persone per sapere, addirittura da Vasto, ragazze, 3-4 ragazze, che prendono il pullman la mattina, vanno a Termoli, da Termoli, andare e ritorno, cioè significa crederci veramente. Quindi abbiamo fatto di tutto perché anche in seguito al terremoto qualcuno voleva trasferirle a Termoli, abbiamo fatto battaglie perché invece restassero bolognesi, perché le nostre scuole sono sicurissime, per meglio di dire, anche più sicure di certe scuole di Termoli, nel senso che abbiamo certificazioni che magari loro non hanno. Per questa esclusiva ragione tante associazioni hanno dovuto chiudere i loro spazi e francamente non avevamo altri spazi a disposizione. Piano piano stiamo riprendendo, stiamo rioccupando gli spazi, anche altre associazioni stanno avendo i loro spazi, sono graduale, perché questo è un primo passo. Giorgio, lo sai, sicuramente sede dell'Arci, del parco letterario, del paesaggio, Francesco Ionico. Poi avete un panorama stupendo, penso che possa valsa l'attesa, e quindi che sarà sicuramente ampliato. Avete il nostro appoggio, perché crediamo in queste iniziative, al di là dei colori, delle appartenenze politiche, quant'altro. Noi crediamo la comunità, una comunità che è unica, ma il colore, io lo dico, lo ripeto sempre, noi abbiamo un unico colore, il rosso, il bianco, il colore dell'Italia, quindi sotto questo aspetto ci vedete uniti e a fianco a voi. Quindi oggi sicuramente, e anche vuole essere l'inaugurazione di questa sede, che ripeto, Giorgio avrà il suo ampliamento nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quindi non me ne dovrà Bianca che mi rimprovera, perché per me Bianca è una mamma, quindi si può permettere di rimproverarmi e di
questa lunga attesa, lei che è maestra del tombolo, per questa arte veramente unica nostra, insomma, tanti fanno gli atleti, fanno, cioè, questa è una peculiarità tipicamente che ha messo in campo l'Arci di Guido Nesi. Sì, sì, grazie a Bianco. Grazie a Bianco, quindi ci teniamo che questo continui, questo è un primo spazio, avanti, avanti così. E viva la liberazione, viva, viva la resistenza. Noi ci diamo scusa, sono tre giorni che non riusciamo a dormire per fare vari anche grandi eventi. È un evento del folklore che non è qualcosa di negativo. Il folklore è aggregazione, passione, musica, vitalità, ma soprattutto trasferire quelle mansioni, tra virgolette, dell'uomo che faceva nel passato e portarle nel presente anche con l'innovazione. Noi non disdegniamo l'innovazione. Dino Rufo è anche vicepresidente del Parco Letterario Francesco Iovene, oltre a essere un poeta, un cantautore, ma soprattutto, insomma, ha una voce, credo, straordinaria. Facciamogli un applauso, perché davvero è una persona unica. Laura Venintelli è una delle fondatrici del Parco Francesco Iovene. Vedo anche Tavenna, Termoli, fa parte di questo grande circuito. Il Molise c'è, vuol tornare a essere protagonista della cultura. Non a caso grandi personaggi, non è piaggeria la mia assolutamente, grandi personaggi della musica e della cultura, non solo della musica, ecco, perché lui ha fatto la storia della musica, del cantautorato italiano e non solo. Quindi c'è gente che crede che ci possa essere una rinascita, noi crediamo che la rinascita possa partire dal Molise, una regione piccolissima dove sostanzialmente tutti ci conosciamo, ma soprattutto basta gridare dall'altra parte del, diciamo, del paese per poter farci sentire, ma soprattutto per far sentire la nostra vicinanza. Noi ci siamo, ci saremo. Devo ringraziare pure io, perché sentire Bella Ciao dal vivo è ben cosa diversa rispetto, io ogni anno nella commemorazione del 25 aprile, non tutti lo fanno, ma io ci tengo perché venga suonata, venga messa come brano, Bella Ciao, però sentire dal vivo, insomma, no, veramente è tutta un'altra cosa. È un altro effetto. Il prossimo anno è invitata. Facciamo un festival della canzone d'autore, perché Bella Ciao è una canzone d'autore, cioè parla del mondo del lavoro, parla dell'aggregazione, parla della vita, parla anche della morte. Se Shakespeare ha scritto essere o non essere, se questo deve essere un dilemma, noi preferiamo vivere anziché morire. E ascoltando le parole e la musica di Lino, noi viviamo di certo, vero Lino? Parliamone quando ascolteremo le parole della musica mia. Noi davvero vi ringraziamo, non vogliamo essere scortesi. Abbiamo promesso alle nostre mogli che almeno oggi siamo a casa. Rischiamo di non possiamo. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Lino Rufo, Bella Ciao, che identifica per te, ma soprattutto che cosa vuol dire cantarla il 25 aprile? Ma per me cantarla il 25 aprile vuol dire quello che vuol dire per tutti quanti gli altri, cioè ormai è stata identificata in un qualche cosa per cui non è nata all'inizio, ma poi è stata adottata per questo, perché ogni cosa ha il valore che noi le diamo. A Bella Ciao, che è una bellissima canzone, ma una canzone tradizionale che poi hanno preso i partigiani in mano, hanno rimaneggiato un po' il testo riadattandola a quella che era la lotta per la libertà, e, diciamo, è diventata il simbolo della libertà di tutti i popoli, perché anche La Casa di Carta, altre serie televisive, film hanno messo in mezzo questa canzone, e all'inizio era soltanto una cosa regionale, poi è diventata nazionale, poi è diventata mondiale, perché ora la conoscono in tutto il mondo, e in tutto il mondo la identificano con l'inno assoluto della libertà, per cui in questo modo la canto anch'io, ma ne ho fatto una versione mia, perché comunque la base sostanzialmente rimane una bella canzone. Grazie, grazie Lino. Se questo è un uomo, 25 aprile, Primo Levi, che significa tutto questo? Ma abbiamo incentrato questa attenzione appunto su Primo Levi perché le sue parole sono tornate purtroppo di grandissima attualità. Quindi la mostra che noi abbiamo allestito
Con la mostra abbiamo voluto ricordare quello che è stato un po' il suo percorso, appunto, attraverso le leggi razziali, il confinamento ad Auschwitz e quant'altro, perché purtroppo questi fatti stanno tornando di nuovo d'attualità con l'invasione dell'Ucraina. Abbiamo letto di stragi, morti, distruzioni, forni crematori, cose che onestamente sembravano appartenessero al secolo scorso. Che cosa vogliamo dire noi alla fine con questa mostra? Che dobbiamo sempre ricordare ciò che è stato, come diceva Primo Levi, per evitare che ciò possa di nuovo ripetersi. Allora, questa è la mostra che è stata presentata anche in altre città, realizzata anche con l'Istituto Italiano della Cultura.